nuovo video! Non vi sembra strano vedermi con lo sfondo, con le luci, sassi, coriandoli? Sì, vero, anche a me, tantissimo. Benvenuti in questo nuovo video. Spero di non essere troppo veloce nel registrare questo video, però purtroppo sto aspettando l'idraulico. Yeah! Allora, che dire, benvenuti sul canale, bentornati, bentornata a me, spero vi faccia piacere rivedere questa faccia, che vorrei truccarmi con voi, provare nuovi prodotti, per la prima volta alcuni, e rispondere alle domande che mi avete fatto su Instagram. Volevo tornare con un video proprio rispondendo alle domande. Piccola premessa, questo video io l'avevo già registrato, però purtroppo era stata una giornata particolare come le ultime di quest'anno, però ho deciso di riregistrarlo perché non mi piaceva il mood in cui ero, la vibe che ho trasmesso. Essendo io molto categorica, anche se poi ci pondero veramente tanto sulle cose, infatti ho aspettato tipo 4-5 giorni prima di decidere di riregistrarlo, mi sono sentita di fare così, quindi non vedrete mai l'altro video. Io direi di iniziare subito, mettetevi comodi. Sono contenta che voi siate contenti di vedermi, per chi non è contento di vedermi può uscire dal canale. Ho già fatto skincare, adesso vi zoomerò sul viso per riuscire a vederci meglio. Mi fa schifo questa frangia, vi prego non dite niente sui miei capelli perché è il mio trigger del momento. Ho avuto questa voglia selvaggia di tagliarmela pari, dovrò tagliare poi anche i capelli perché sono veramente lunghi. Ragazzi, sono lunghissimi. Il problema è che si stanno sfoltendo, sto perdendo ciocche a non finire. Sono talmente deboli che si lasciano andare. Io spero di non avere niente tra i denti perché ho mangiato. Dai, partiamo. Allora, volevo provare con voi questi prodotti di Huda Beauty che mi erano arrivati tempo fa, non troppo tempo fa. Sto chiudendo, anziché aprendo. Ok. All'interno, bababam, gli Easy Blur, Blur. Guardate qui che meraviglia. Ma c'è una mosca? Mio Dio. Sì, utilizziamo tutto perché voglio utilizzare anche questo fantastico pennello che mi sembra veramente la fine del mondo. Tra l'altro, da quando ho girato la camera, voi ovviamente non sapete niente perché ho smesso di farvi vedere tutto, mi trovo molto meglio così. Oggi ho messo per la prima volta gli sfondi e devo dire che c'è molto più spazio. Sì, sono seduta per terra, sì, mi si addormenterà il deretano tra poco, o le gambe, però farò una breve pausa e ritornerò con voi. Guardate la bellezza di questo pennello, un antistress, cioè io non vorrei neanche sporcarlo da quanto è morbido e bello bianco. Questo qua, se vi interessa, è il face base brush, che è il face base brush, per chi non avesse capito. Ah sì, poi c'è un sottobosco qua che, se volete, potete togliere e tenere questo come porta fondotinta, e il case vuoto, cioè se volete il cavolo, perché non la vendono sta cosa, mi sa. Mi spiace. Inizio col primer Easy Blur, che è la prima volta che provo. Risponderò alle vostre domande, quindi prima applico il primer e poi iniziamo con la first domanda. È violaceo? Oh mio Dio, è violaceo. Io andrei su argomenti leggeri per iniziare e quelli un po' più importanti verso metà fine, ok? Perché non voglio partire subito con la steccata. Quindi rispondo, che non è proprio una domanda, a Veronica che mi dice: sto guardando l'ultima puntata di Lost. Tra l'altro, Veronica ed io ci siamo scritte poi, perché io ho commentato anche la sua risposta nel box delle domande, e ci siamo insomma scambiate un po' di opinioni sul finale di Lost. Io non l'avevo mai visto, ma quest'estate l'ho iniziato e l'ho finito, ovviamente. Me lo sono mangiata, mi è piaciuto tantissimo. Mia mamma erano anni che mi diceva di guardarlo, però non avendo mai avuto l'opportunità di vederlo, perché non c'è da tanto su Netflix, non mi sono mai messa. Poi, essendo tante stagioni, ho detto sempre rimandato. E quindi mi sono detta, ma sì, dai, guardiamolo, mi sento pronta per affrontare questo viaggio, perché è realmente un viaggio, ragazzi, è meraviglioso, io ve lo straconsiglio. Questo Lost mi è piaciuto veramente tanto, tant'è che ho organizzato anche Halloween a tema Lost, ho realizzato un gioco che è andato virale sui miei social. No, nel senso che mi avete chiesto di farvi sapere come lo avessi sviluppato, e quindi ho realizzato sul mio canale Telegram gioco per voi, se insomma vi va di riproporlo in qualche festa, proprio una caccia al tesoro, quindi in base a quello che avete a disposizione cambiate ovviamente le frasi che io vi ho dato di esempio, che ho usato, e le riportate a seconda delle cose che avete in casa, e che in realtà si è sviluppato, cioè ho sviluppato tutto il gioco proprio come la serie, e quindi ogni stazione d'arma, per chi ha guardato Lost sa, corrispondeva ad un punto da trovare in questa caccia al tesoro, con vari indovinelli che ad ogni spot trovato, insomma ad ogni stazione trovata, ce n'era subito un altro da seguire. Stoppo un attimo perché sto controllando gli Easy Blur, le colorazioni. Io penso che andrò di questa, che mi sembra una bella via di mezzo, vanilla, 120B. L'altra mi sembra troppo chiara e gialla.
l'altra troppo chiara, è neutra, perfetta, però è troppo chiara. E è stato molto divertente, mi sono divertita più a farlo che a giocarci tantissimo, però comunque a farlo è stato meraviglioso perché il mio cervello scoppiava di idee, non vedevo l'ora di metterle in pratica, di... Tipo in 4 ore ho sviluppato il gioco e nei giorni successivi, negli altri giorni, poi ho stampato tutto, ho preparato fisicamente tutti i bigliettini, ho nascosto tutti i bigliettini nelle stazioni, ho preparato i bigliettini per ogni personaggio, ho scaricato un'app che serve per... che serve per segnare i personaggi ai giocatori, ho scaricato un timer perché nella stazione d'arma del cigno c'è il timer, è la prima stazione d'arma che in Lost si vede, ed è un viaggio anche quello, mi è piaciuto tantissimo, vi giuro, se vi va iscrivetevi al canale Telegram che trovate tutto. Comunque questo fondotinta, a parte che sono cadavere, però matcha perfettamente con il resto del collo, dopo mi andrò a scaldare, non è ancora troppo secco, rimane abbastanza... idratato sul viso, vediamo tra qualche ora. Mancano tantissimo i tuoi weekly vlog, li farei mai di nuovo in futuro? Questa domanda gettonatissima, insieme a un'altra che risponderò appunto anche quella dopo. Mi piacerebbe tanto, il problema è che come oggi quando tento di registrare succede sempre qualcosa, ve lo giuro. Io più lo dico e più confermo questa, cioè attraggo questa cosa. Però sì, mi piacerebbe tornare con i weekly vlog anche perché quelli li butto fuori sempre in questo periodo. Ultimamente sto utilizzando i Boing di Benefit, che sono i Cakeless Concealer e il Bright On Concealer. Adesso con queste luci sicuramente risulterò grigia, però dal vivo vi assicuro sto da Dio, ok? Quest'altra domanda invece, perché non fai altro che sparire su YouTube? Molto simpatico, ma vero? Beh, la spiegazione potrebbe essere in realtà molto più semplice di quella che è, ossia che è stato un lungo periodo di autoconoscenza cui mi sono veramente concentrata in una cosa in particolare che vedrete, spero, il più presto possibile perché è molto molto lunga, va avanti da tanto ed è una cosa che mi sta portando tante consapevolezze, ma allo stesso tempo è spaventoso quando ti vengono incontro i cambiamenti di queste consapevolezze, perché una volta che hai raggiunto una consapevolezza poi fai caso, noti altre cose, quindi ti si aprono altre porte, ti chiudono altre porte e succedono tante svariate cose che insomma vanno a imbussolare un po' la vita. Quest'altra cosa che sto facendo, i cambiamenti insomma durante questi 2 anni sono stati mastodontici, mi sento molto provata ma allo stesso tempo sono nell'anno della forza, quindi mi sento anche pronta per tutti questi cambiamenti, ci sono tanti cambiamenti, veramente tanti. Io non mi sto più condividendo con voi, però penso insomma l'abbiate notato che ultimamente ho avuto la vita da vivere e che questo mi ha portato un po' a isolarmi per tante cose. Sono mancata perché non era più come prima, sapete che comunque per me questo, oltre ad essere sempre stata una passione nata così, ok? Un momento di condivisione simpatico, nel tempo è diventato il mio lavoro. Vuoi o non vuoi, sia con questo che con altre cose, avendo partita IVA mi sono sempre gestita in lavori che riguardavano il video editing, tirare fuori idee o comunque creare contenuti per me o per delle aziende, per altre, per terzi. Sono sempre rimasta in questa bolla di lavoro. Ovviamente voi non avete visto niente perché ero assente per fare tante altre cose. Ad esempio, me ne viene in mente una. A inizio anno mi è stato chiesto, ho conosciuto questa persona. Questa è spicy, ve la racconto, però non ve la racconto proprio bene perché magari ci faccio un video a parte, è molto più pesante di quella che sarà, di quella che vi dirò, perché sapete che mi piace anche portare un po' di leggerezza, nonostante mi piaccia molto parlare di cose profonde che abbiano radici, o per volta, quindi adesso con questo primo video voglio essere leggera, poi se vi va vi racconterò vari aneddoti in quest'ultimo anno soprattutto che hanno letteralmente cambiato, stravolto tutto e che mi hanno dato però tanta consapevolezza, quindi nel bene o nel male io ho capito più cose. Intanto vado ad applicare la cipria, però non applico la powder che c'era all'interno, questa qua, perché non mi trovo bene, io sono estremamente secca in questa zona. Utilizzo Lazy Bake qua sotto perché mi piace tantissimo, oltre a colorare e a compattare mi va proprio a levigare questa zona, ma è una polvere estremamente fine, quindi non mi va a evidenziare troppo le rughette di quando rido, perché io non ho le rughe, ok? E volevo usare anche lui, visto che adesso sono ancora umidiccia e non settata, intanto vi racconto. Un anno esatto fa decido di impegnarmi in un'attività, già stavo portando avanti, però decido proprio di metterla nero su bianco. Questa attività spinge la mia persona ad essere molto più propositiva per il futuro,
ma soprattutto mi mette in condizioni anche di studiare un po' il mio modo di essere, il mio modo di fare, di chi mi circondava, cosa che poi nel mio ho sempre fatto, mio Dio, è rossissimo. Però avendo passato l'anno precedente in totale isolamento, mi sono data una chance e ho ripreso un rapporto che stava andando un po' a morire, ok? Sia perché io sono una personalità, penso, abbastanza pendente in modo proprio affettivo, e sia perché mi faccio un sacco di sensi di colpa e tante volte tendo a tenermi tutto dentro pur di non parlare, di non rovinare le vibes altrui, ma questo fa male a me, ok? Quindi mi sono data l'opportunità di uscire dalla mia comfort zone, di riprendere appunto questi contatti. Riprendo questi contatti, in sintesi questa persona mi presenta un'altra persona. Questa persona mi chiede di registrargli dei video, di occuparmi della sua parte social, di questo suo lavoro. Niente, io mi metto in moto, ok? Cioè proprio mi metto in moto, ok? È successo un fatto a dir poco vomitevole, veramente molto molto brutto per quanto mi riguarda. È stato quasi come rivivere un trauma. E di questo tra l'altro non ne ho mai parlato sui social perché, cioè, ho sempre tenuto nascosto questo pezzo del mio passato a voi, perché mi è sempre sembrato quasi da vittima raccontarmi, e quindi ho deciso di non raccontarlo perché non volevo neanche essere vista in un altro modo, ok? Mi fa tremare la voce anche parlarne perché sono in soggezione con la videocamera, però vi giuro che per me è davvero superato. Ovviamente però un occhio di riguardo per tutte quelle situazioni che mi allarmano e che mi mettono in disagi simili, nella quale mi ci ritrovo, e che quindi mi fanno venire un attacco di panico. E ne ho avuto uno, sono stata molto male. Insomma, questo rapporto è stato chiuso, e anche con l'altra persona, perché non mi sono sentita per niente a mio agio, anzi mi sono sentita tradita, mi sono sentita molto molto male. E ho ascoltato dopo mesi, perché questa cosa non è successa subito, e alla fine ho avuto il coraggio di chiudere a malincuore, perché non faceva bene a me. E questa situazione è andata così. Quindi io passo un periodo brutto e non mi veniva voglia di registrare. Cioè, capite che dal lato mio c'era questa proprio assenza totale nel volermi raccontare, perché volevo omettere queste cose per rispetto di queste persone. Però toglieva un po' di gloria in me questa scelta, perché comunque vi ho sempre, non dico condiviso tuttissimo, però fa parte anche del mio modo di fare, modo di essere, non tenermi troppe cose nascoste, raccontarvi quello che mi capita, perché comunque può essere, soprattutto può essere utile per tanti di voi, e in passato è sempre stato così. Quindi mi sono dispiaciuta molto di questa mia scelta, ma piano piano voglio riuscire a trovare il coraggio e raccontarmi. Quindi ecco perché sono sparita, perché poi sono successe tante altre cose che vi racconterò in altri video. Quali sono le cose che ti fanno stare bene? Hai dei progetti per il futuro? Allora, le cose che mi fanno stare bene sono avere amore intorno a me, in cui mi sento libera di potermi esprimere, di poter fare quello che voglio senza che il mio cervello faccia questo brutto salto nel vuoto in cui mi fa sentire in colpa per qualcosa o mi spaventa per qualcosa, perché tanto ho capito che in questi 2 anni, dove sono stata estremamente spaventata per tutto, comunque non mi sono mossa, cioè mi sono mossa poco rispetto alla solita gloria. Con la paura è peggio e non fare niente, quindi voglio provare, nonostante io tuttora abbia delle paure veramente grosse, però non mi voglio bloccare, perché mi sono bloccata già abbastanza e di questa cosa mi dispiace veramente tanto. Poi mi fa stare bene l'amore in casa mia, quando si riesce a trovare nel proprio piccolo la gioia, questo mi fa stare bene. Tante altre domande sono state appunto, domanda forse banale, ma come stai? Come mai hai deciso di tagliare i capelli? Come li farai? E appunto tante altre domande, come stai? Ok, rispondo a questo intanto. Come sto? Sto, nel senso che intanto vado a fare gli occhi e utilizzo lei, la Icy Nude, oggi è tutto Huda Beauty, nel senso che, come vi ho detto prima, è l'anno del karma questo, è l'anno anche della giustizia, guardate che bella, meravigliosa. Ed essendo appunto nell'anno del karma, ho notato già, come vi dicevo, inizio anno è successa già questa cosa, cambiamento, ma nella mia risposta, nel mio risolvere le cose, nel mio prendere posizione, che comunque è sempre molto lento. In realtà dentro ci metto davvero tantissimo a elaborare, a prendere una decisione che sia effettivamente poi quella che voglio. Al momento posso dirti, ah sì, va bene, facciamo così, perché rende te felice, rende il tutto fruibile, e quindi io non voglio mettermi in mezzo e dire no, io, va bene. Mediatrice, ok? Questo modo di fare da mediatrice, questo modo di fare un po' così, che mi sacrifico, sacrificale, pur di andare avanti, pur di far andare avanti tutto,
fa stare male me, porta delle conseguenze, che prima o tardi, prima o dopo vanno risolte. Io ora sono qua che ne parlo tranquilla, però vi giuro, questo video l'ho già registrato e non penso di trovare mai le parole giuste per parlarvi in realtà di me, perché effettivamente voi mi conoscete, quello che io vi mostro, quello che voi vedete è solo una piccola parte di Gloria, poi Gloria a casa, Gloria come Gloria che si rapporta con le persone, cioè sono sempre così vivace, però dentro ho un mondo che come tutti noi facciamo magari fatica a mostrare subito, a raccontarci, perché comunque non puoi raccontarti in qualche video, ti racconti nei fatti, ti racconti nei gesti, ti racconti nella quotidianità, viene un po' difficile raccontarsi, a meno che io non faccia un video al giorno dove vi parlo stile seduta psicologica, allora lì probabilmente riuscirete a capirmi, a comprendermi, a capire il mio modo di essere, di ragionare, però ve lo dico, anche chi mi frequenta fa fatica a sto punto a capirmi o non so che dire. Non so che make-up sto facendo, honestly. Come mai ho deciso di tagliarmi i capelli? Ma ancora non li ho tagliati, però l'idea è quella di fare un butterfly cut, quindi molto scalato, magari non lunghissimo come adesso, però arrivare almeno fino alle spalle, dopo le spalle, perché mi stanno iniziando veramente a dare sui nervi. Sono molto belli, piacciono tantissimo, sono molto affezionata ai miei capelli, però come vi ho detto prima ne sto perdendo tanti, si sono indeboliti sia per lo stress che per le condizioni, perché essendo lungo comunque durante la notte si schiaccia, si annoda, si strofina con le coperte, con gli indumenti, d'inverno poi non ne parliamo. L'altra domanda è: come stai? Stai frequentando qualcuno? No. Beh, sto, come ho risposto prima, e l'altra risposta è no, non sto frequentando nessuno. Ho frequentato qualcuno sempre inizio anno, è stato tragicomico, ve lo giuro. È stata un'esperienza che anche qua ve la devo troppo raccontare. E nei prossimi video ci sarà un bel po' di trippa per gatti. Altro che non c'è trippa per gatti. Qua ce n'è e come? Qua ci sfamiamo tutto il 2025-26. L'altra domanda è: quanto ti ritrovi nei social di oggi? C'è molta voglia di condividere, però sembra che il pubblico si divida sempre in chi ha ragione e chi ha torto. Ma poi appunto non mi ritrovo troppo perché questa continua produzione. No. Tutte le volte in cui mi avete visto condividere in modo continuo era perché nella mia testa era tutta un'enorme festa, cioè proprio ero contenta, ma proprio contenta, non ero un devo fare un video perché avevo un dovere, perché altrimenti non ho mai studiato tutte le dinamiche social che stanno dietro, non ho mai partecipato e si vede, direte, perché infatti non vai. Sì, certo, va bene, però io non voglio stressarmi. Com'è il rapporto con te stessa? Quest'altra domanda mi fa tanto meditare, perché il rapporto con me stessa è un continuo cambiamento. Allora, di base io sono una persona tranquillona. Mi piace far star bene le persone, avendo una personalità molto giocosa, tendo a far stare, almeno spero, credo, cioè tendo ad essere sempre burlona, no? Cioè positiva. Poi ovviamente anche io i momenti in cui mi lamento, però il mio lamento diciamo che l'ho sviluppato negli ultimi anni, perché prima mi veniva detto di non essere una persona che si apriva tanto, ok? Ma tu Gloria non ti apri mai? Cioè io non è che raccontavo i fatti miei di casa mia o quello che mi passava, e sono sempre stata molto riservata. Però negli anni mi è stato fatto notare questa cosa, soprattutto poi da quando mi sono lasciata, che mi sono chiesta, ma effettivamente io non mi apro mai, cioè è raro, no, che mi metta a piangere con una persona dicendo sto male, ho bisogno di questo, perché, è sempre stato molto raro, però negli ultimi anni sono cambiata, perché è raro trovare le persone con la quale sfogarsi, soprattutto oggigiorno. E quindi che è successo? In passato, quando mi sono aperta, una volta che io aprivo questo lato di me con le persone, non è che io mi aprivo e poi ciao, buonanotte. No, davo anche retta ai consigli di queste persone e quindi tante volte mi è capitato di fare delle cose spinta dal ragionamento che gli altri facevano e che mi risuonava, ok? Quindi comunque è sempre stata una mia scelta ogni cosa che ho fatto. Un po' viziata dall'opinione altrui perché comunque davo molta retta a coloro con cui mi sfogavo, ok? Ogni esperienza è personale e ogni modo di reagire è personale ed è giusto che sia così. Cioè, sono sempre stata molto accondiscendente, mi sono molto fidata delle parole degli altri, dei consigli degli altri,
Però questi erano lati caratteriali di altre persone che non facevano parte di me, capito? Quindi perché prenderli e farli miei? Perché poi stavo male e quindi non capivo perché ho fatto questa cosa, me l'hanno così mandata male, perché non risuonava con me. È inutile prendere una posizione diversa da quella che avremmo preso se non avessimo ascoltato queste voci. Quindi il rapporto con me stessa ad oggi vi posso dire che è molto più consapevole, sempre lento, però molto più consapevole, che si è fedeli a se stessi e finché soprattutto si porta amore nelle cose senza avere tutte quelle brutte paure che prendono parte di noi e ci fanno essere chi non siamo. E il cambiamento porta cambiamento, si perde qualcosa e si conquista altro. E io sono sempre un po' provata in questo periodo perché io adoro questo periodo, mi è sempre piaciuto, a me in realtà piace tutto l'anno, a me piace la vita in generale, però ci sono dei momenti che i ricordi hanno legato a questi periodi, quindi mi trovo un po' malinconica, un po' triste, un po' pensierosa e si fanno un po' i resoconti di quello che siamo, di quello che saremo, di quello che abbiamo, di quello che ancora non abbiamo. E viene un po' il panico, però secondo me bisogna stoppare la mente e trovare la forza di farcela da soli. Raga, un make-up veramente brutto, però adesso era giusto per iniziare a chiacchierarcela un po', insomma. Volevo provare questo di Revlon, l'Illuminance Gel Serum Blush. Non come blush, ma visto che è un bel prugna, non so se vedete, ma proprio come rossetto. Bellino però, leggero, ma è il pigmento preciso per le mie labbra. Vado a mettere anche lo sleepover di Astra Lip Marker numero 01 qua. Ah, ogni tanto mi avete anche vista su TikTok perché mi è capitato di giocare a Dress to Impress in passato e quindi fare anche delle live mentre ci giocavo. Ed è anche divertente fare le live su TikTok, quindi se vi va ci troviamo anche lì. Verso dicembre mia nipote, che è cresciuta tantissimo, chi se la ricorda ancora, sa, perché poi l'ho fatta vedere in questi mesi, qualcosa ho fatto vedere che ho detto, oh mio Dio, quanto è cresciuta! Ecco, è diventata una gotica pazzesca, strafiga, cioè dei ricci pazzeschi e ha uno stile bellissimo. Poi si è avvicinata, ha approcciato anche lei in questa cosa, ieri abbiamo parlato di tarocchi, le ho dato un mazzo di tarocchi, le ho regalato. Quindi non vedo l'ora di portarla anche lei sul canale e quando sarà in vacanza, per le vacanze natalizie, la voglio portare qua sul canale. Facciamo magari un get ready with us insieme se vi va. Eccomi tornata, io non so in che linea temporale della mia vita io sia finita, però ve lo giuro. Capitano tutte a me. Allora, il tubo dell'acqua della mia cucina si è spaccato, ok? È dovuto arrivare il idraulico e quindi l'idraulico ha sistemato per quanto poteva la cosa, però domani deve tornare, quindi siamo stati 3 ore mentre toglieva, intanto si è spaccato un altro tubo, acqua ovunque, è un casino. E questa cosa dei tubi mi perseguita. Comunque, eccoci qui, io non avevo neanche finito il make-up, però devo dire che tutto ha retto a parte gli occhi che sono un po' crepati. Oh, il fondotinta si è comportato egregiamente, posso dire? Egregiamente. Anche le pieghette del viso non sono troppo accentuate. È rimasto bello luminoso, abbastanza idratante, non mi dispiace. Ho applicato il mio amatissimo Pro Kisser di Fenty Beauty per dare un po' un tocco glam così. Al di là di tutto io spero che questo video vi sia piaciuto, sono molto felice di essere tornata e insomma spero di avervi tenuto compagnia e di avervi fatto passare un po' di minuti in piacevole dolcezza di Lindor. Vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!